Ferrari allontana, Condobbia con un po'. Ferrari allontana. Era all'andata, quella vinta con tanta difficoltà dall'Inter, e Condobbia del argentino, poi il cross a cercare Perisic, l'intervento di testa di Condobbia e la stringendo la squadra di Nicola nella sua metà campo. Condobbia perde palla, allora riparte Trotta sull'appoggio di Stojan, attacca la profondità Falcinelli, ancora Trotta verso Stojan col tacco, Trotta in area di rigore, calcio di rigore, fallo di Medel. Poi, e soltanto dopo il boato del pubblico è uscito. Addirittura, tanto Condobbia rischia di perdere un'altra palla, piuttosto pericolosa. Verso Condobbia, palla imprecisa, arriva proprio un attimo prima di Capezzi. Murillo, Condobbia, il lungo possesso palla dell'Inter, poi viene perso in maniera banale dal francese che recupera palla con grande determinazione. Poi si aprono spazi ancora per il Crotone. Rallenta l'azione dell'Inter, poi Falcinelli. Condobbia, spazio per calciare con il sinistro. Parte il cross di Candreva. Ferrari allontana, Condobbia con un po'. Ferrari allontana, Condobbia con un po'. Solo per l'Inter, con la bandierina sempre Candreva. Verso Condobbia, l'occasione di testa sotto porta per il giocatore francese. Se ne va questa chance per l'Inter, bordo campo Crotone con Carlo Landoni. E Nicola si sta accorgendo che il Crotone si sta abbassando troppo, allora con praticamente Stojan che sta facendo il terzino su Candreva, le richieste di Nicola sono essenzialmente due. Due attaccanti devono andare a fare grande pressione in fase di impostazione dell'Inter sui Ancora Condobbia sul tocco di Banega. In c'è intesa con Ed. Condobbia parte con il sinistro, non è certamente la sua specialità. E si vede, lasciato quasi libero dagli avversari di calciare. Sì, si è fatto ingolosire da questa situazione. L'Inter deve cercare ancora un passaggio in più e non è certo lui che deve andare al tiro da lontano. C'è di punizione per il Crotone e si dà il 5 con Ferrari. Fuori con Condobbia, dentro João Mario. Sì, a questo punto si sbilancia completamente in avanti l'Inter. Ha un uomo in più che può costruire il gioco. Probabilmente si alzerà Banega o forse giocherà João Mario più avanti, vediamo.